Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Se inizio un video sussurrando in questo modo significa soltanto una cosa: oggi sono qui a fare un video ASMR. Faccio questa tipologia di video letteralmente una volta l'anno, quindi no Martina, non ce ne frega niente se tu odi l'ASMR. Non c'è bisogno che commenterai ogni mio video per farci sapere quanto ti dà fastidio. Non sarai di certo tu a fermarmi, ma in compenso tu puoi fare decisamente qualcosa per il tuo bene e anche per il nostro di conseguenza. Lascia stare questo video se non ti piace e lascia che noi tutti possiamo godere del magico potere dell'ASMR. Non ho niente con cui fare tico tico. Siccome la mia carriera da ASMR artist la vedo poco brillante, oggi faremo l'unica cosa in cui sicuramente non fallisco, ovvero ridere e godere dei commenti dei miei hater. Tra l'altro sono una donna impavida che sto registrando questo video in pieno giorno con tutte le finestre aperte perché ci si squaglia dal caldo e in sottofondo sta passando qualsiasi cosa: aerei, ambulanza, moto, carri armati, cioè veramente di tutto. Alla fine saranno loro i veri protagonisti di questo video ASMR. Ma bene, partiamo subito. Telefono alla mano. E sì, la mia rana ha perso un occhio. E andiamo a leggere i commenti dei miei hater, o comunque tutti quei commenti strani, bizzarri e senza senso che io puntualmente trovo sotto i miei video. Andiamo su Instagram, sul mio profilo, nella cartella in evidenza. Perché sì raga, c'è una cartella dove me li salvo tutti. E ne leggerò alcuni, non tutti, perché sono tipo 100. Partiamo da Silvia, che mi scrive: anche quest'anno una manciata di intelligenza in più sperata non è prevista. Per quanto mi dispiace tantissimo aver deluso le aspettative di Silvia, devo ammettere che questo commento mi ha fatto particolarmente ridere. Mi sono accorta adesso che la macchinetta non stava mettendo fuoco, perché o controllo i commenti da leggere o controllo quello che sto inquadrando, ovviamente. Inizia a fare stronzate quando io non sto guardando, quindi non so cosa abbiate visto finora. Se c'è stato un po' di messa a fuoco così frizzante, sbarazzina, sapete che fa parte degli effetti ottici dell'ASMR. È tutto voluto, ovviamente. Andiamo avanti. Abbiamo Rachelite, che cazzo di nome, lasciatelo dire, che mi scrive: ma hai 2 anni? C'è il vestito, fa schifo. Sembra che hai 2 anni. La borsa idem al vestito. Gli orecchini è lo stesso del vestito e la borsa. Le scarpe sembrano pattini. Amo, io onestamente non so come dirtelo, ma sembrare una bambina di 2 anni con delle scarpe che sembrano pattini è esattamente il mio obiettivo. Esattamente come è l'obiettivo di questo aereo, quello di frantumarmi le palle durante questo video. Poi passiamo a Valeria, che mi dice: vestito non si può vedere, però arlecchino vegano. Io mi vestirò anche di merda, ma tua simpatia sei paragonabile a un sasso. Poi abbiamo un commento di Stefano, che mi scrive: una delle cose peggiori che abbia mai sentito in vita mia. Cioè, io spero che nessuno si permetta mai più di dirmi una cosa così, ok? Ovvero, il problema sono i capelli dell'Atalanta. Amo. No, veramente, veramente. Innanzitutto, io vengo da Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, ok? Quindi tu, dell'Atalantina, a me non la dai. Non ti devi permettere, ok? Atalantino sarà qualcun altro, non io nei miei capelli. Ma penso un po'. Poi abbiamo il commento di Jasmine, che mi fa veramente ridere, perché scrive: cosa? No, no, capito? È pazza questa maledetta. Non so perché l'abbia scritto in questo modo, ma è stata una scelta stilistica che ho apprezzato particolarmente. Molto, molto bello. Grazie Jasmine per questo momento. Poi abbiamo Samuel, che lui è diverso. Lui è un figo. Lui è irraggiungibile. Noi in confronto non siamo niente. Lui è Dio. Perché mi scrive con aria di sfida: ieri ho mangiato costolette alla griglia, se vi interessa. Lui è un duro. Voi di Samuel potete avere solo paura, ok? Lui mangia le costolette alla griglia e ha il coraggio di dirlo una vegana. Mamma mia, Samuel, ingravidami subito. E poi abbiamo, non uno, non due, ma probabilmente 20 commenti di zio Alfred 89, che inizia una serie di questi commenti, vi giuro, deliranti, che ora vi leggerò tutti di seguito. Lei è quella che crea lo spazio nel muro per le porte scorrevoli. Lei è quella che ha nascosto l'anello mancante nella catena evolutiva tra uomo e scimmia. Lei è quella che ha scomposto gli elettroni, i portoni e i neutroni. Lei è quella che ha preso il cerchietto a tua zia pelata. Lei è quella che ha scagliato la prima pietra. Lei è quella che ha fermato la mano di Abramo quando stava per uccidere Isacco. Lei è quella che ha lanciato la mela in testa a Newton. Lei è quella che ha deciso che le ossa dei dinosauri vecchi sarebbero diventati plastica per i dinosauri finti. Lei è quella che ha costretto le acque ad aprirsi davanti a Mosè, altrimenti erano dolori. Lei è quella che ha detto a Noè di far salire solo 2 animali sull'arca. Lei è quella che ha dato il nome a Moby Dick. Lei è quella che ha dato il legno magico a Geppetto.
Lei è quella che ha detto a Victoria di mantenere i suoi segreti. Lei è quella che ha detto al coccodrillo di non far sapere il suo verso a nessuno. Lei è quella che ha detto a Chuck Norris di essere chi è. Lei è quella che diceva agli spartani di buttare i bambini giù dalla rupe. Così, tutti insieme, uno dopo l'altro. A voi la parola, signori. Ma andiamo avanti. Abbiamo un altro commento super originale che ti giuro nella mia vita mai mi sono sentita dire. Ovvero, muoviti, se no la sfilata di carnevale finisce. No, ti giuro, troppo originale, amo. Cioè, tu vedi una ragazza alternativa e subito la prima cosa che ti viene in mente è il carnevale. Cioè, sto male. Mister originalità, veramente un premio subito. E abbiamo Francesco che mi scrive, ficcati due dita in gola. E io onestamente penso, sempre meglio che nel culo, poi son gusti, ognuno fa quello che vuole. Poi abbiamo Riri, che deve essere quella sveglia della famiglia, che sotto un video di una challenge 24 ore solo cibo rosso, scrive, parona, l'olio della frittura dei peperoni non è rosso. Avrei tante cose da dire, ma forse è meglio il silenzio, Riri. Forse è meglio il silenzio. Consiglio che do anche a te per la prossima volta. Abbiamo poi un altro commento. Questo, raga, vi giuro, letteralmente uno dei miei preferiti. Sempre di user qualcosa che dice, ciao Roberta. Ok, ti adoro, sei la mia idola. Grazie, anche se no io non so chi sia Roberta. Ma subito ci spiega. Ho scritto Roberta perché, per chi non lo sapesse, è il suo vero nome, ovvero Roberta Trigiani. Nuovo video, non sapevo di essere Roberta Trigiani. Sono andata a vedere chi minchia fosse Roberta Trigiani e mi sono caputata dalla sedia quando ho scoperto che è l'attrice che interpreta Strega Salamandra nella televisione. E fin qua ci potrebbe anche stare, se non fosse per il fatto che Roberta Trigiani ha 55 anni o giù di lì. Quindi, insomma, mi ritengo abbastanza offesa da questo commento. Io direi adesso ne leggiamo ancora un paio e poi concludiamo. Sono veramente tantissime, raga, andrà avanti in eterno. E abbiamo Aurora, un po' alterata, un po' arrabbiata, che scrive, Vatrone da YouTube, copiona, hai copiato una YouTuber, capito? Grrr, faccine arrabbiate. E io me la immagino tutta indignata che dice, bruta cattiva, copiona, bruta, Vatrone, Vatrone, e me le vatro, mamma mia. Che modi, ragazza, che modi. E concluderei con ciò che in realtà non è un commento, ma è un messaggio che ho ricevuto su Instagram, un DM, quindi ovviamente per ragioni di privacy non posso pubblicare il nome, ma il contenuto del messaggio assolutamente sì. E il messaggio dice, imparati a mangiare, che qua fai video che sei vegetariana e poi di dietro mangi uno di tutto. PS, un saluto. Guarda, per fortuna non mi devo impararmi l'italiano, almeno che già lo sapessi quello. E boh, raga, io concluderei, adoro tantissimo questi commenti ogni giorno di più, soprattutto quando sono scritti in un italiano incomprensibile, tipo quest'ultimo, hater e anche non hater, persone un po' bizzarre, persone arrabbiate con me per qualche motivo, non smettete mai, perché amo i vostri commenti, grazie. Quindi adesso concludiamo, vi faccio un po' di... No, forse non lo sentite, se lo faccio lì, vabbè, concludiamo e basta. Prima di salutarci, scegliamo con questi appa in sottofondo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho, hashtag mi dà fastidio, perché ogni volta che faccio un video ASMR, veramente letteralmente una volta l'anno, i commenti devono essere mi dà fastidio l'ASMR, non farlo. Amo, cioè, una volta l'anno, smollami, lasciami stare. Quindi sì, hashtag mi dà fastidio, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video ASMR. E noi ci vediamo al prossimo, giuro, non ASMR, tranquilli, ciao.